Buongiorno a tutti, buon sabato 2 maggio. Vediamo se c'è qualcuno che ci segue, qualcuno che si connette. Oggi è una giornata di sole meravigliosa, la primavera è esplosa. Qui a Milano sembra stia nevicando per la quantità infinita di pollini che volano nel cielo, però una giornata veramente veramente speciale. Godiamo ancora dell'aria più o meno pulita che questa situazione così complessa ci ha regalato, e se ci concentriamo a guardare tutte le cose positive tutte, insomma, le cose positive che questa situazione così difficile ha indirettamente saputo produrre, forse riusciamo a trovare la forza per affrontare questo ultimo tratto di strada. Come dicevamo, sabato 2 maggio, le temperature finalmente si alzano, abbiamo affrontato anche 2 piccoli giorni di pioggia e oggi siamo finalmente pronti a proporvi, sono finalmente pronta, plurale maiestatis, a proporvi una ricetta che in un qualche modo comprende tutta la straordinarietà della produzione della natura di questo periodo. Siccome abbiamo in previsione di preparare questa sera un piatto abbastanza calorico e molto ricco, abbiamo deciso che per pranzo avremmo preferito mangiare una bella insalata, però ovviamente quando vivono due persone di cucina nella stessa casa, anche una semplice insalata diventa qualcosa di straordinario. Per cui andiamo a vedere un po' quali sono gli ingredienti che utilizzeremo oggi e che cosa ci donano con la loro presenza. Abbiamo dell'insalata che piacerà molto alla mia amica Chiara, a cui mando un bacio grande, la mia amica Chiara Fusi, che molti di voi conoscono già. Un'insalata propria di questo periodo che si chiama Gentilina, che ha questa particolare foglia arricciata su due bordature, che è molto fresca, molto delicata e una bomba di sali minerali. Abbiamo un carciofo che in questo periodo, diciamo più all'inizio della primavera, rappresenta proprio e incarna. Anzi, in vegeta tutta l'importanza depurativa che questo periodo si porta presso, nel senso che dopo l'inverno, l'abbiamo detto tante volte, il fisico ha bisogno di rinnovarsi, di ripulirsi, di eliminare tutte le tossine accumulate durante l'inverno. Il carciofo, con la sua potentissima azione epatoprotettiva e depurativa, è di enorme sostegno al lavoro del fegato, e quindi immaginate in questo processo di detox e depurativo quanto possa essere importante. Abbiamo gli asparagi di cui abbiamo già parlato largamente in quanto verdura principe della primavera, poiché diciamo il simbolo primordiale di questo periodo di rinascita è il germoglio, e l'asparago altro non è che un grande germoglio, e quindi ci piace tantissimo utilizzarlo in ogni forma, cotto, crudo, tagliatelle, che si realizzano proprio la patata, insomma, in tutte le sue forme, proprio perché è una miniera di vitamine, sali minerali e contiene una sostanza molto importante per l'equilibrio idrico della nostra salute e per la circolazione proprio di liquidi all'interno del nostro corpo, che si chiama rutina, e oltretutto tonifica il microcircolo, quindi quando arriva il caldo è molto frequente che soprattutto noi donne che insomma si accusi questa pesantezza nelle gambe, e gli asparagi ci aiutano tantissimo ad alleggerirli. Poi abbiamo ovviamente il limone che non può mai mancare, e poi abbiamo delle carote che sono molto utili per l'organismo, per l'organo più grande del nostro corpo, ovvero la pelle. Vedremo un po' come. Vedo che c'è online il mio amico Alberto, che una volta io inviterò e faremo una ricetta a distanza. Alberto è uno straordinario chef di cucina naturale che ha fatto un percorso bellissimo
che è una persona di cui ho grande stima perché tutte le volte che l'ho visto a lavoro, ho sempre percepito quanto ami fare quello che fa. E per chi come noi lavora col cibo, questo è un ingrediente imprescindibile che non si misura, non si pesa, non si dosa e di cui non ce n'è mai veramente abbastanza. Quindi facciamo parte della stessa scuola, io e il mio amico Alberto. Ti mando un bacio grande e sono felice che tu sia qui. Direi di iniziare subito a mettere, come vi ho scritto nel titolo della ricetta, questa insalata si avvale di verdure crude cotte e poi presenta un condimento speciale. Quindi le verdure che cuoceremo saranno gli asparagi e le fave, a cui daremo una rapidissima cottura a vapore perché ci piace che restino croccanti e ricchi di valori nutrizionali e quindi non daremo loro una cottura lunga. Il carciofo invece lo terremo crudo, così come la zucchina e le carote. E poi prepareremo, come vi dicevo, la nostra salsa. Per la cottura a vapore mi sono preparata qui, siccome io ho anche una vaporiera che amo molto, però è molto ingombrante, oltretutto mi permette di cuocere anche tre cose contemporaneamente, ma ingombra un sacco di spazio, se l'avessi messa qui davanti voi non l'avreste visto. Quindi andiamo con questa pentola con 2 dita d'acqua, l'accendo, inserisco questo cestello per il vapore che è un cestello forato e che mi creerà lo spessore necessario per far sì che le verdure non tocchino l'acqua, ovviamente il coperchio, e provvedo a pulire i miei asparagi. Questa qua è un'asparagina quasi selvatica, quindi come potete vedere sono asparagi molto piccoli. Di solito, ciao Mirella, che piacere vederti, anche per me è una coccola sapere che ci sei. Allora, come vi dicevo, in questo periodo di quarantena che non si può andare a fare la spesa, io mi faccio consegnare le verdure da un consorzio di cascine biodinamiche che si trovano al confine tra Lombardia e Piemonte. Loro 2 volte alla settimana consegnano a Milano e hanno sempre delle cose buonissime, perché sono veramente coltivate con amore. Questa volta mi hanno portato l'asparagina, che è una versione degli asparagi molto più fine, un po' più selvatica, cioè anzi selvatica. Come potete vedere, alcuni sono veramente, veramente finissimi. Per questo motivo io non li pelerò. Di solito, per una questione visiva, l'asparago viene leggermente pelato col pelapatate. Una volta cotto, viene poi in cucina si dice sbianchito, quindi immerso in acqua fredda perché lo shock termico del passaggio tra calore a freddo farà sì che rimanga di un bel verde brillante. Tuttavia, tutte queste tecniche sono molto utilizzate per evitare appunto la dispersione del colore, in realtà causano in alcuni casi una dispersione di nutrienti che invece sarebbe meglio preservare. Per cui in questo senso io mi limiterò a dar loro una sciacquata, eliminerò la parte del gambo dura, dopodiché darò una rapida cottura a vapore e poi i miei asparagi saranno pronti per la mia insalata. Stesso trattamento riserverò alle fave, di cui in questa ricetta utilizzerò solo i legumi e non i baccelli. Tuttavia i baccelli non li butterò, ma li terrò perché tagliati a striscioline possono essere cotti e poi mangiati, infilati in una minestra, saltati, conditi col pomodoro. Sono una parte edibile del vegetale. Siamo considerati spesso a buttarli via, ma in realtà anche i baccelli sono una parte edibile. Quindi diamo una sciacquata fresca. Mi posiziono sul mio tagliere. Abbiamo detto di solito c'è un trucco per capire quando gli asparagi sono freschi e quando no. In teoria, se io piegandoli sento questo rumore, spero che voi lo abbiate sentito, significa che l'asparago è un asparago fresco perché è ricco d'acqua e resta ancora molto turgido. Pensate ai
germogli, no? Come sono forti, seppur piccolini. Questo mi aiuta anche a capire dov'è il punto esatto in cui la parte finale dell'asparago diventa immangiabile, cioè quando mi aiuta a togliere la parte fibrosa, quella che poi mi rimarrebbe sotto i denti e mi darebbe fastidio all'interno del piatto. Infatti, avete visto, questo l'avevo piegato qui e non si è rotto, l'ho piegato qui e si è rotto perfettamente. Quindi procediamo. Qua un altro. Le mani sono sempre lo strumento migliore che abbiamo in cucina, ci aiutano a costruire una percezione tattile degli alimenti che ci accompagna per tutta la vita. Ci sono cose che riescono a dirci solo le nostre mani in cucina. I gambi non li butto, perché possono servirmi anche solo se io, siccome mi hanno portato un bel mazzone di questi asparagi, di questa asparagina, se io domani mi volessi fare. Per esempio, una ricetta che io adoro, gli asparagi, questi qua piccolini, con gli spaghetti. Allora posso mettere magari i gambi nell'acqua di cottura della pasta e far sì che acquisisca un gusto un po' più spiccato. Abbiamo visto che qui vapore ce n'è, come sempre Michael Jackson, li poggio sopra il mio cestello in modo tale che si possano cuocere. Li lascerò qualche minuto, insomma, non voglio che si cuociano troppo. Nel frattempo andiamo con le fa degli asparagi, abbiamo parlato, abbiamo detto sembrava altissima, in realtà era tutto uno scherzone. Abbiamo detto asparagi buonissimi, fanno benissimo, soprattutto quando dobbiamo lavorare un po' sulla ritenzione idrica, donne, quando abbiamo bisogno di ristabilire un po' l'equilibrio idrosalino del corpo. Prima ho detto idrico, oltretutto, andiamo bene. Le fave, invece, che vedete qui, che sono un altro proprio simbolo di questa stagione, sono un legume tipico del sud Italia. Diciamo che al nord non si usa tanto mangiarle, purtroppo. Io me ne sono follemente innamorata nei miei anni di lavoro in Salento, ma avevo già un po' imparato ad apprezzarle grazie, ecco, me ne è partita una per terra, grazie alle mie amiche abruzzesi. Le mie amiche abruzzesi che una volta andai a trovare a Roma e mi portarono a mangiare il mitico purè di fave e cicoria. Da lì la mia vita è cambiata. Ho conosciuto le fave e mi sono accorta che insomma, i legumi non erano così banali come li avevo sempre pensati tra una cosa e l'altra prima. Questo prima ancora di intraprendere il mio percorso e la mia storia con la cucina. Nel senso che prima io ero abituata a mangiare sempre solo gli stessi legumi, quelli che si trovavano più facilmente, i ceci, le lenticchie. Sì, sapete che sono nata vegetariana, no? Quindi i legumi hanno sempre fatto parte della mia alimentazione in tante forme diverse. Poi mia mamma si impegnava in tutti i modi per farceli mangiare, trasformandoli davvero in piatti. Non so, io mi ricordo, lei faceva questo moussaka di melanzane con le lenticchie, che era la fine del mondo, che io faccio ancora adesso in suo onore, memoria e ricordo. Però diciamo che quando ho scoperto le fave è come se mi avessero dato il via al desiderio di esplorare questo mondo che conoscevo veramente poco. E da lì poi basta, ho incontrato i ceci neri, le lenticchie belù, la cicerchia, che è molto simile alla fava, e oltretutto mi sono resa conto di quanto questa parte dei vegetali sia fondamentale, scusate, mi pizzica la faccia, fondamentale per chiaramente il bilanciamento della nostra dieta, soprattutto per chi ha un'alimentazione vegana, quindi non si avvale dei nutrienti contenuti all'interno di prodotti di origine animale. Però vorrei sfatare anche il mito riguardante le proteine, perché tutti pensano che le proteine
siano solo dentro la carne, di origine animale. Non è vero, le proteine sono contenute in tutti gli alimenti, per esempio i broccoli sono una fonte di proteine straordinaria, e così come i legumi, ma anche nei cereali sono contenute proteine. Per cui, insomma, Alberto, lo sai bene, anche tu da poco vegano. I legumi ci piacciono perché sono versatili da morire, perché ci permettono di fare polpette, ci permettono di fare un mare di cose, perché hanno un bel potere addensante. Allora, le fave io le lascerei di solito in insalata così le lascio crude, e a quelle un po' più grosse, tipo questa, levo la parte esterna perché lega un po' la bocca. In realtà, invece, in quelle più piccole la lascio. Tuttavia, potremmo dar loro, visto che abbiamo la vaporiera aperta, potremmo dare una svaporellata e via, perché effettivamente sono molto fresche, quindi non si toglie molto facilmente la parte esterna, ma sono buonissime. E mi sono persa via, ovviamente, a raccontarvi la fava della mia esperienza con i legumi. Mi sono dimenticata di dirvi che le fave hanno uno straordinario e veramente importante potere curativo e di sostegno alle ferite, cioè quando abbiamo una ferita anche post-operatoria, quando abbiamo un problema alla pelle grande, come appunto un trauma da intervento. Le fave svolgono una funzione ricostituente veramente forte, per cui ricordatevene, e in caso doveste fare i conti con una situazione del genere, un bello snack con le fave è comunque una buona idea. Certo, tutti si ricordano la meraviglia delle fave col pecorino, e ok, però ricordiamoci che oggi in commercio cominciano ad apparire dei sostituti vegetali, dei formaggi molto attraenti. Magari nelle prossime puntate delle nostre dirette ne realizzeremo anche qualcuno insieme. Per esempio, l'altro giorno ho fatto la ricotta partendo dalla bevanda di soia. Quindi, se volete, segnatevelo e scrivetemi, che così me lo ricordate e prevedo una ricetta in questo senso. E quindi non c'è più bisogno di prendere per forza il pecorino per godere di questa meraviglia di connubio tra fave e pecorino, ma si possono anche appunto sperimentare questi prodotti fermentati, molto spesso a base di frutta, realizzati con una base di frutta secca, che sono del tutto simili a formaggi stagionati, ne rappresentano proprio il gusto, la sapidità, l'acidità. Vi invito a provarli, a natura sì, iniziano a trovarsi diverse proposte, anche immagino in altre catene del biologico. Io, scusate, mi cito sempre questa perché è quella che ho più vicina a casa e per me è la più comoda. Però insomma, vi invito davvero a sperimentare perché non sono niente male. Sapete che i nostri meravigliosi asparagi sono quasi già pronti, perché io chiacchiero, chiacchiero, lo sapete, poi mi dimentico. Comunque adesso andremo velocissimi. Volevo giusto togliere le bucce, quelle, come vi dicevo, un po' più grosse, ma per un mio gusto personale, normalmente c'è anche chi le mangia senza problemi, io preferisco di no, mi piacciono di più sbucciate, soprattutto quelle più grosse, quelle piccole sono talmente tanto tenere che non ci si accorge. Però ecco, anche le fave sono un ottimo snack se pensiamo a metà mattina, metà pomeriggio, siamo a lavoro, ce le vogliamo portare dietro qualcosa da mangiare che non sia il solito prodotto preparato. Le fave sono un bello snack, anche perché ci impegnano, no? Questo lavoro di sbucciarle una per una ci tiene impegnati e quindi magari mangiamo anche un po' meno. Se abbiamo bisogno di controllare un po' l'alimentazione, fave ci aiutano. E quindi dicevamo, ricordatevi in caso abbiate appunto bisogno di rimettervi in sesto e
loro hanno un potere ricostituente veramente incredibile. Bene, io direi che le abbiamo quasi spicciate tutte, ce l'abbiamo quasi fatta. E sapete cosa volevo fare? Ah no, beh, usiamo quasi quelle ciotole. Come sempre io mi dimentico di prendere le cose, sapete? Devo sempre fare il giro, perché poi il mobile con tutte le stoviglie è oltre il banco, il banco è a L, fatto così, quindi devo fare tutto il giro da dietro. Va bene così, tanto ormai siete abituati. Comunque mi farebbe piacere, in caso ci sia qualcosa che vogliate imparare a cucinare di specifico, non esitate a scrivermi, mi farebbe davvero piacere accogliere i vostri suggerimenti e aiutarvi a imparare a cucinare qualcosa che amate e che magari non siete ancora riusciti a veganizzare o insomma che vi va di imparare in modo diverso. Allora, le mie fave sono sbucciate, le ho poggiate in questa ciotola e adesso poggerò anche gli asparagi, che come vedete si sono ammorbiditi, però hanno mantenuto il loro bel colore, perché si è trattato di una cottura veramente, veramente breve. Quasi quasi io potrei anche spostare questa. Sì, spostiamola, non ci serve più. Arrivo, eh. È che per le video ricette mi piace usare queste. Guardate che bei colori. Già, fave e asparagi. Questa è proprio la saggezza e la grandezza della natura in questo periodo. Allora, carciofo, abbiamo detto carciofo, grande tonico per il grande depurativo. Per il fegato. Scusate, cambiamo il coltello perché ci dispiace sempre tantissimo quando del carciofo dobbiamo buttare via tutte queste parti, tutte le parti che noi tagliamo. Perché, come sapete, la parte esterna è sempre molto coriacea e dura. E anche durante la cottura non perde la sua durezza, la sua fibrosità. Tuttavia, il consiglio che vi do è quello: come vedete, io sto tenendo tutto qua perché poi separo e tengo. Proprio grazie in virtù di questa sua, di questo suo potere depurativo, è possibile realizzare una meravigliosa e oltretutto a me piace anche molto, quindi anche molto buona. Tisana di foglie di carciofo. Tisana di foglie di carciofo che, come abbiamo detto, stradetto e ridetto, ci aiuta tantissimo a depurare il fegato quando finisce l'inverno e il fegato è un po' appesantito e dalle feste e dal fatto che il fisico deve trattenere e quindi di conseguenza è un po' meno, ha fatto un po' più fatica a mantenersi in. Allora, prendo un limone, scusate, vado un po' in automatico io quando faccio queste cose e non sono molto brava a spiegare i passaggi. Ma allora, praticamente cosa succede? Il carciofo contiene una sostanza chiamata cinerina, che è una sostanza che ossida estremamente rapidamente a contatto con l'aria, quindi è fondamentale quando lavoro il carciofo che io mi tenga accanto una bacinella di acqua e limone per far sì che il carciofo non si annerisca. Oltretutto, questo non è più tanto fresco, perché mi è arrivato la scorsa settimana con la cassetta della scorsa settimana, quindi è un po' morbidino ed è già un po' scuretto. Allora, come si pulisce il carciofo? Vabbè, immagino che voi lo sappiate, però un ripassino non fa mai male a nessuno. Si taglia a metà la parte del fiore, proprio a metà, in modo tale da raggiungere anche le foglie più interne, più piccole e le spine in esse contenute. Dopodiché si sfoglia fino a raggiungere le foglie più morbide, e a questo punto noi abbiamo ottenuto questo risultato.
A questo punto la cosa migliore da fare è aprirlo a metà ed eliminare col coltello la barbetta interna, che è questa. Se volete vengo a farlo più vicino. Guardate, questa entro col coltello e la elimino perché questa ci darà fastidio. Eccola, eliminata. Dopodiché, siccome lo vogliamo mangiare crudo per godere appieno dei suoi benefici, dovrò tagliarlo il più sottile possibile. Posso anche lavorare con una mandolina, ma a me non dispiace l'idea di tagliarlo con questo coltellino piccolo, come le persone pazienti. Ne metto solo uno perché è sufficiente, non voglio che sovrasti gli altri sapori. Quando lo avrò tagliato, sarà fondamentale poi immergerlo in acqua e limone fino a che non lo aggiungerò alla mia insalata. Così resterà un po' più chiaro. Tuttavia, come vi dicevo, questo è già un po' vecchino, quindi ha già le foglie un po' più scure rispetto a un carciofo appena raccolto. Avrei voluto tagliarlo meglio, ma voilà, ecco fatto. E si lascia a bagno. Così, in acqua e limone. A questo punto, cosa mi manca di preparare? Le zucchine e le carote sono forse la parte più semplice, quella a cui siete un po' più abituati. Ok, quindi speriamo la carota. Per dare un po' di movimento all'insalata, possiamo utilizzare diversi strumenti per tagliare. Per esempio, uno dei miei ovviamente preferiti è la mandolina, perché permette di realizzare queste fette sottili molto graziose, che adesso cercherò una bacinella che muovono in modo molto grazioso la nostra insalata. Siamo abituati per comodità a grattugiare tutto, però in realtà è davvero molto molto carino poter creare delle forme diverse, perché queste forme diverse ci permetteranno di giocare poi all'interno della costruzione del piatto. Questa è la mandolina. È uno strumento che va utilizzato con grande, grande, grande attenzione. È meglio non distrarsi quando si usa la mandolina, perché ho visto saltare pezzi di vita con una facilità incredibile, soprattutto nelle cucine, dove magari segui diverse preparazioni, dove hai più cose a cui stare attento, è un disastro. Quindi massima vigilanza sul vostro operato, su quello che state facendo, non distraetevi, soprattutto quando manca poco, così. Ecco, facciamo anche l'altra. Perché no? Tanto questo è il nostro pranzo di oggi. Stasera, come vi dicevo, abbiamo in mente una ricetta un po' ricca, per cui spesso quando è così il pranzo lo teniamo un po' più leggero, anche se devo dirvi che, come avete avuto modo di leggere, questa ricetta prevede un condimento molto ricco, perché comunque i grassi sono una parte fondamentale della nostra dieta. Ci sono vitamine che vengono trasportate, che sono liposolubili, quindi non idrosolubili, ma solubili in acqua, che quindi stanno e sono trasportate dai grassi. Certo, è importantissimo scegliere i grassi buoni, i grassi vegetali, di cui questa ricetta ne è uno splendido esempio. Facciamo lo stesso lavoro con la zucchina, sempre per quel discorso che abbiamo così diverse forme. Abbiamo gli asparagi lunghi, abbiamo i carciofi a fette, abbiamo la zucchina a petali, la carota a rondelle. E poi abbiamo l'insalata gentilina che è già stata tagliata, buonissima. E adesso, una volta preparata questa parte, possiamo sfornarla
bizzarrirci nella preparazione del condimento, che è un condimento un po' pensato per questo periodo in cui dobbiamo fare i conti con la situazione, la necessità di rendere il nostro sistema immunitario un po' più forte. Ogni tanto dedicarsi un pasto così leggero a base esclusivamente di verdure è un'ottima pratica, nel senso che ci si concede e ci si dona un bagno di vitamine, sali minerali che non potrà far altro che aiutarci, aiutare il nostro intestino, ma anche aiutare ogni parte del nostro corpo. Allora, partiamo con la preparazione della salsa. Abbiamo scritto un bel cucchiaio abbondante di tahina. Non vi preoccupate, perché qualora ne preparaste un po' di più rispetto a quella che vi serve per condire, potrete poi metterla, riporla in un barattolo, questa salsa, e usarla nei giorni successivi. O anche per condire, per esempio, i panini. A me piace molto dentro i panini. Allora, abbiamo messo tahina, succo di limone, succo di mezzo limone, più o meno, e poi ci serve un pochino di acqua calda. Questo è un procedimento che abbiamo già visto. Perché ci piace usare la tahina? Perché, come dicevamo, fa parte di quella famiglia di grassi vegetali che sono molto benefici per il nostro corpo. Ma soprattutto la tahina, essendo creata a partire dal sesamo, ha questa capacità incredibile di apportare calcio immediatamente disponibile per il nostro organismo, quindi di rafforzare i nostri denti, le nostre ossa e via dicendo, contrastando così in realtà il lavoro di un altro ingrediente che noi bandiamo in qualità di veleno, che è lo zucchero bianco. Voi sapete che lui va a rubare proprio il calcio alle ossa, quindi il sesamo un po' ci aiuta a bilanciare, anche perché è presente in un sacco di ingredienti lo zucchero bianco, quindi noi lo assumiamo senza neanche renderci conto. E fortunatamente il calcio invece fa il lavoro opposto, nutre le nostre ossa, e io lo consiglio a tutti in continuazione, tutti i giorni. Allora, due cucchiai di tahina, succo di mezzo limone e acqua calda fino a che non avremo una consistenza. Lei praticamente legandosi gli acidi e i grassi montano esattamente come se fosse una maionese. E così è anche qui. A questo punto io posso aggiungere un pochino di olio extravergine d'oliva, ma perché come si fa a vivere senza? E aggiungo, anche di questo ingrediente ne abbiamo già parlato, ed è qui che la nostra ricetta assume i contorni di un piatto totalmente e completamente stimolante per il nostro sistema immunitario, il miso. Una pasta scura realizzata a partire dai fagioli di soia che vengono arricchiti di un enzima del riso e così vengono fatti fermentare, dando vita a una pasta veramente incredibile, che sciolta nel brodo dà vita a quella che noi chiamiamo zuppa di miso e che siamo abituati a vedere soprattutto come accompagnamento di piatti della cucina orientale. In realtà, come abbiamo detto tante volte, gli enzimi contenuti all'interno di questo prodotto fermentato sono un toccasana per il nostro intestino e lo aiutano e lo stimolano ad assorbire meglio i nutrienti, ed è per questo che aiuta il sistema immunitario a stare meglio. Ecco fatto, la mia salsa è pronta. L'ho tenuta un po' liquida perché chiaramente, dovendo condire un'insalata, ho bisogno che sia un dressing, non proprio una salsa dura, come per esempio facciamo quando usiamo la maionese. L'assaggiamo. Buonissima. Buonissimo. Ora è arrivato il momento di preparare le insalate e di portare il pranzo a chi mi aspetta al piano di sopra. Quindi diamoci una mossa e anche di salutare. Spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie a riprodurre questa bella insalata a casa vostra. Se così non fosse, voi lo sapete che potete scrivermi
Meglio su Baciami in Cucina, perché se mi scrivete al mio indirizzo privato come Caterina Mosca, il problema è che mi finiscono i vostri messaggi nello spam e quindi non li vedo. Mi è successo con diverse persone che mi hanno scritto da qui e mi dispiace perché non vorrei mai passare per maleducata che non risponde. Quindi se utilizzate invece la pagina pubblica, anche se non siete tra i miei contatti, riuscite lo stesso a mettermi in contatto con me. E quindi è meglio. Base di insalata. Mettiamo i nostri carciofi crudi. Eccoli, sento qualcuno che scende. Sento qualcuno che si avvicina. Secondo me è proprio ora di pranzo. Sento arrivare. Ci siamo quasi, eh? Poi aggiungo gli asparagi, posizionandoli magari in modo un po' decorativo su un lato, hanno tutti delle lunghezze diverse. Vedrete che carina. Le fave. Ho scritto anche negli ingredienti qualche foglia di melissa, perché io ho il giardino pieno in questo periodo e secondo me ci sta proprio bene perché ha un sapore amarognolo e limonato che con questi ingredienti è perfetto. Se l'avete anche voi, magari nel davanzale o vi consiglio di provare ad aggiungere qualche foglia di melissa perché dà veramente un tocco incredibile alla vostra insalatona. Mamma mia, che bella! Adesso la condiamo con la nostra salsa. Ti va di lusso oggi. Ti va proprio di lusso oggi. Come sempre. Ma oggi un po' di più perché proprio è una meraviglia questa insalata. Ed eccole qua. Bordi, insalata di primavera con fave, asparagina, carciofo crudo, zucchine, carote e insalata gentilina, condita con una crema di sesamo e miso. Le vedete bene? Bene, non mi resta che darvi un gran bacione e ringraziarvi per avermi seguito fino a qui. E ci vediamo prestissimo. Un grande bacio e buon weekend a tutti.